Carabinieri di Fano? Era iniziata con una telefonata al 112, la protesta del sindaco di Pergola Francesco Baldelli, che sabato 12 marzo si era recato all'ospedale Santi Carlo e Donnino per documentare con una telecamera l'assenza di un medico a bordo dell'ambulanza nelle ore notturne. Da lì, oltre ad un esposto alla Procura della Repubblica, era partito un botta e risposta con il direttore generale dell'ASUR Alessandro Marini, secondo il quale non ci sarebbe stata alcuna anomalia e che quindi la situazione di Pergola stava rispettando la normativa vigente. E invece, a solo un giorno di distanza dall'esposto per interruzione di pubblico servizio, l'ASUR ha provveduto alla copertura del turno reintegrando il personale. Apprendo notizia dalla stessa classe medica che questi rimpiazzi sono giunti anche nelle postazioni di emergenza di tutto il resto della provincia. Quindi un ottimo risultato che ancora una volta sottolinea le mezze verità dette in conferenza stampa dal direttore generale Marini e da tutta la sua squadra. E le mezze verità, secondo il sindaco, riguardano anche la ricerca del sito più idoneo per realizzare il nuovo ospedale. Il vero problema, spiega Baldelli, viene nascosto dalla regione. Quello che sta accadendo è che dietro questa finta discussione sulla creazione di un nuovo plesso ospedaliero, la regione Marche e i suoi dirigenti stanno nascondendo la svendita della sanità pubblica a favore del privato che gestirà la nostra sanità. Quindi stanno costruendo una sanità non solo per noi, ma anche per i nostri figli e probabilmente anche per i nostri nipoti, che sarà completamente in mano ai privati, quindi in mano a chi potrà curarsi e a discapito ancora una volta di chi non avrà le risorse economiche per poter accedere ad una sanità che è di stampo americano e non è la sanità che noi abbiamo conosciuto sino ad oggi.